Gabriele Aldegani, è una bellissima esperienza quella dell'Accademia del Portiere, siamo al terzo anno e tra l'altro tu sei uno degli istruttori, diciamo, di punta, no? Potremmo dire così. Allora, assolutamente, secondo me è una cosa bellissima per Pescara e per i futuri portierini del Pescara. È nato tutto da un'idea del mister Marini e del mister Galli. Sono stati così gentili, sapendo la passione che ho per questo ruolo, di inserirmi tra gli istruttori e insomma per me è un onore farne parte. Si è creato in questi 3 anni tanto entusiasmo e noi mettiamo quello. Per adesso i frutti si vedono perché i ragazzi sono contenti e i numeri stanno aumentando, per fortuna. L'aspetto ludico è di fondamentale rilevanza, soprattutto quando ci si rivolge ai bambini, no? Sì, assolutamente, in queste fasce d'età è troppo importante la massima attenzione su tutto, sia la parte calcistica che magari anche quella lì educativa, perché comunque sia, essendo anche dei mister, ogni tanto si tirano anche le orecchie quando certo. Vanno oltre. Senti Gabriele, è un onore sicuramente per te, ma anche un onere se vogliamo, perché comunque la mission è quella di preparare i portieri del futuro. Sì, sicuramente l'idea è di formare un bacino che possa servire anche per il Pescara, e nella speranza che poi vengano fuori portieri che poi magari un giorno prenderanno il posto di Bizzarri e Fiorillo, chi lo sa. Tra l'altro ci sarà proprio Milan-Pescara, tu sei un grande ex campionato primavera, 2 anni, 2 stagioni in prima squadra senza mai esordire, questo forse è l'unico rammarico. Sì, insomma, davanti c'erano delle persone... dei mostri sacri. Neanche morti ti facevano fare un minuto, però anche lì è stata un'esperienza che è determinante per la mia carriera, soprattutto per la mia vita. Mi hanno insegnato delle cose che io mi sono portato dentro fino ad ora e che io poi cerco di dare anche a questi ragazzi qua. Dall'alto della tua esperienza, come si esce da questo momento? Allora, diciamo subito che il Pescara deve lottare, lo sapevamo anche prima quando le cose andavano meglio, a maggior ragione adesso bisogna mantenere la calma soprattutto. Sì, credo che la cosa più importante è, esatto, mantenere la lucidità. E siamo passati da una grandissima euforia dopo Napoli alla distruzione totale adesso dopo la partita con l'Atalanta. Credo che bisogna avere l'equilibrio, si sapeva insomma che le difficoltà ci sarebbero state, che sarà una lotta fino all'ultima giornata di campionato, ma che noi siamo pronti a lottare fino a quell'ultima giornata di campionato. Quando varcherai l'ingresso di San Siro, insomma, ti torneranno in mente tante cose? Ma è una gioia, sicuramente una gioia immensa e sai, a quell'età, quando avevo 18 anni, ci pensavo anche magari un giorno giocherò qui. Non è andata così, ma sarà sempre bello metterci piede dentro da portiere, vuol dire che comunque sia la mia carriera sono riuscito a farlo ugualmente.